Tris, 3 gol all'Inter e 3 punti e 3 come lo scudetto vinto da Napoli, quindi è tutto un 3, è tutto un numero 3. E 3 gol fatti all'Inter, 3 è il numero dello scudetto vinto da Napoli quest'anno, 3 sono i punti in classifica che abbiamo aggiunto. Allora ragazzi, partita, un primo tempo dove diciamo che Napoli ha molto attaccato. Fin dal primo tempo, ovviamente, la partita è finita 3-1 per il Napoli allo stadio Maradona, ovviamente, contro l'Inter di Simone Inzaghi. Allora, partita dove il Napoli ha giocato bene, perché comunque il Napoli ha sempre attaccato, anche nel primo tempo abbiamo attaccato tantissimo, però sotto porta non riuscivamo a avere quel peso pesante davanti da poter segnare. Osimhen non riusciva a incidere, anche se non sono stato d'accordo al 67esimo più o meno. Osimhen è stato sostituito. Sinceramente credo che lì Spalletti abbia sbagliato, perché è vero che a volte Spalletti fa dei cambi quando vede i giocatori svogliati, tutto quanto, però non mi sembrava il caso di Osimhen, che lo toglie al 67esimo quando poi Osimhen tra l'altro vuole vincere la classifica capocannoniere, quindi deve fare almeno un gol e c'è Lukaku dietro, però anche se non ha giocato Lukaku, per in generale la voleva vincere, quindi un pochino di più lo voleva far rimanere. È vero che forse ha potuto avere svogliato, oppure perché voleva dare più spazio a Simeone e a Raspadori, che diciamo, nell'annata hanno giocato meno di Osimhen, per l'amor di Dio. Però l'avrei tolto dopo, questa cosa non l'ho capita. Però detto questo, avrà avuto i suoi buoni motivi Spalletti, comunque l'allenatore lui sì l'ha fatto, avrà avuto i suoi motivi. Il Napoli che ha attaccato tantissimo. Tantissimo, prima che sotto porta mancava quella cosa lì. L'Inter molto difensiva, però l'Inter, diciamo che l'Inter di Inzaghi, in generale l'Inter, è una squadra che gioca molto bene in difesa, si chiude benissimo. Infatti uno vede la partita, vede solo il risultato, 3 gol, e invece comunque l'Inter si è chiusa bene, veramente a parte gli episodi singoli dei 3 gol, l'Inter è una squadra che si chiude molto bene in difesa. Quindi nel primo tempo pure si è chiusa bene, lascia il gol preso di Anguissa, il primo, ma si è chiusa bene. Ha fatto un bellissimo gol Anguissa, nonostante a tratti perdeva dei palloni, comunque Anguissa nel secondo tempo ha fatto un secondo tempo incredibile, Anguissa un primo tempo che mi è piaciuto tanto, ma ha fatto un gran gol Anguissa, si è girato, stoppa pure, ha tirato Onana, il portiere, che secondo me Onana è un portiere molto forte dell'Inter, c'era anche arrivato, quindi, però perché non era molto angolato il tiro di Anguissa, però era molto forte, quindi non c'è arrivato, bel gol di Anguissa. Poi è arrivato il pareggio di Lukaku e lì è stata una dormita di Juan Jesus, perché sul gol di Lukaku, Juan Jesus, diciamo che lì Juan Jesus si è perso Lukaku e quindi è andato a segnare il pareggio, però anche Raspadori sulla fascia si era persa la palla, e quindi il secondo gol di Napoli è stato il gol di Di Lorenzo, il nostro capitano, Giovanni Di Lorenzo, il nostro capitano. Ragazzi, che gol ha fatto Di Lorenzo? Un gol strepitoso di Lorenzo, bellissimo. Veramente da lontano, angolato, una specie di raggiro, proprio così, al bacio, veramente, incredibile. Veramente Di Lorenzo mi ha, a parte mi ha emozionato il suo gol, perché davanti a tutto il pubblico che applaudivano, si è fatto l'abbraccio con Spalletti, chi lo sa, se è un abbraccio di addio, poi ne parleremo di Spalletti, se rimane o no, se Spalletti rimane o no, io vorrei che rimanesse ovviamente, però io capisco pure che ci sono tante incognite, perché poi quando tu vinci uno scudetto dopo 30 anni, hai il dubbio anche, perché poi ti viene anche il dubbio, apro un ciclo con Spalletti, o punto un altro allenatore per paura che se Spalletti il secondo anno lo toppa e vai solo in Champions, se non lotti per lo scudetto, non rivinci lo scudetto, tutti massacrano Spalletti perché l'allenatore è sempre quello che ci rimette, i giocatori meno, e quindi Spalletti viene massacrato e sporca lo scudetto che ha vinto per 30 anni, perché alla fine si ricorderanno sempre di Spalletti che secondo anno non si è riconfermato e lo massacrano, quindi è brutto anche questo a lasciare questo ricordo, quindi è un po' difficile sapere se è meglio o no riconfermare Spalletti. Capisco la società, capisco anche Spalletti stesso, perché è un po' una scelta difficile da prendere sia per Spalletti che la società. Io voglio che rimane, perché a me fa molto anche simpatia Spalletti, mi fa veramente un personaggio molto simpatico, ha fatto la sua panda con scritti uomini forti, destini forti, con un grafico napoletano che l'ha fatta con lo scudetto, mi fa morire da ridere. Però, e poi comunque ci ha portato uno scudetto dopo 3 anni, anche se se ne va, gli aveva fatto una statua a Piazza Garibaldi io, quindi comunque vada. Chapeau. E però io mi auguro che rimanga, poi se non rimane, ragazzi, vedremo un po' da chi puntare. Detto questo, poi il gol di Gaetano, che è un giocatore napoletano,
tifoso del Napoli da sempre, giovane, ha segnato il 3-1 al 94esimo, quasi finita. E si è emozionato lui, si è emozionato tutto il Napoli, perché da napoletano il primo gol dell'anno dello scudetto del Napoli è stata un'emozione incredibile per lui, ma anche mi sono commosso. Io mi sono commosso sul gol di Lorenzo e così che sarà con l'età che avanza, sono diventato più sensibile, piango per ogni cosa. E quindi bella vittoria, ci voleva, ma non tanto ripeto per la classifica, ma per vincere in casa e dimostrare che i campioni dell'Italia siamo noi, e per dimostrare che se Napoli ha vinto lo scudetto è perché è stato più forte di tutte le altre, Milan, Inter, Juve, eccetera, eccetera. Non è che stiamo lì perché è capitato, il Napoli sta primo e abbiamo vinto lo scudetto già da 3 mesi, 3 mesi che già abbiamo vinto lo scudetto, e se Napoli sta lì non è un caso, quindi, e l'abbiamo dimostrato oggi, perché il Napoli sull'1-1 poteva dire abbiamo portato un pareggio, ma lo scudetto l'abbiamo vinto, l'Inter è forte, e invece non si è seduto e ha sempre attaccato. Che Napoli, che Spalletti, che squadra, che pubblico pieno, bellissimo stadio Maradona così, chapeau alla squadra, chapeau a Spalletti, complimenti a De Laurentiis, che l'ho visto anche commosso in tribuna De Laurentiis. Mi sono un po' commosso, secondo me si è emozionato per questo Napoli, vedremo l'anno prossimo poi chi rimane di giocatore, se rimane Spalletti, tutto un punto interrogativo, io lo farei rimanere Spalletti, però capisco tanti punti. Kim, difensore mostruoso. Kim, un difensore mostruoso. Io non so se rimane pure lui o no, io mi auguro di sì, perché è molto forte. E ripeto, l'Inter è molto bravo difensivamente. Abbiamo battuto comunque la finalista di Champions, perché parlava che il Napoli batteva le squadrette. Abbiamo battuto la finalista di Champions, che dicevano tutti che il campionato era mediocre. Abbiamo battuto. E in più il Napoli è l'unica squadra che ha battuto tutte e 19 le squadre almeno una volta. Chapeau, tanto di cappello, quindi qualcosa che non volevo sentire. Quando dicevo che Napoli ha vinto un campionato perché le altre facevano schifo. Napoli ha vinto un campionato perché ha dominato sulle altre, che non fanno schifo, perché l'Inter, Milan, Juve, eccetera, non è che fanno proprio schifo. È il Napoli che ha dominato, perché l'Inter c'è una panchina d'oro, è finalista di Champions, la Roma è finalista di Europa League, la Fiorentina è finalista di Conference League. Forse questo campionato italiano non fa tanto schifo come dico, è perché se lo vincevano loro è il super campionato, lo vince il Napoli, fa schifo. Comunque, come promesso, facevo delle foto hot se Napoli vinceva il campionato, lo scudetto, come promesso anni fa, dei tempi di Sarri. Se il Napoli vinceva lo scudetto, facevo delle foto hot e le pubblicavo, come promesso le dovevo fare, ma non mi sono dimenticata, ogni promessa è debole, per il Napoli si fa. Non pensavo che il Napoli vinceva lo scudetto, quindi avevo fatto questa promessa, un po' così, dei tempi di Sarri, mi tocca mantenerlo, madonna di parola. Poi c'è il Bologna fuori casa, e poi c'è Napoli-Sampdoria, che l'ultimo dove alzeremo la coppa, che mi emozionerò tantissimo quando domenica poi si alzerà Napoli-Sampdoria la coppa, che nel momento in cui consegnano lo scudetto piangerò come quando a Udine abbiamo vinto lo scudetto 1-1 ed è stato matematico, piangerò. E poi c'è l'ultimo, il Bologna. Se vinciamo tutti e due facciamo 92 punti, quindi superiamo anche il record di Sarri dell'epoca, che ha mancato scudetto contro la Juve, lì non abbiamo vinto lo scudetto. Però qui vince lo scudetto e supera anche il record di Sarri. Mi piacerebbe tantissimo battere il Bologna Sampdoria solo per quello, per vincere contro Sarri, perché Spalletti se lo merita, se lo mette la squadra e se lo mette anche De Laurentiis, perché è lui che ha scelto Spalletti, è lui che ha scelto questi giocatori quest'anno. E complimenti anche a Giuntoli, speriamo che Giuntoli pure non si sa se rimane, ma speriamo che rimane, che dicevano che anche Giuntoli se ne va alla Juve addirittura, ma ci va solo per i soldi, perché il progetto Napoli è meglio di quello della Juve. La Juve c'è in tribunale a giugno, non si sa manco se viene penalizzata la Juve ancora, quindi se lo fa per soldi. Speriamo che rimane anche Giuntoli, perché quest'anno ha indovinato tutti i giocatori, in tanti anni ha fatto tanti errori, quest'anno no. Forza Napoli sempre, forza Spalletti, orgogliosa di questa squadra, del presidente, di Spalletti, dei giocatori, della panchina, orgogliosa di essere napoletana, di rifare Napoli, e orgogliosa del Sud. Viva Napoli e forza Sud, sempre.